Mattinata di sciopero e protesta da Fragola per il comparto dipendenti dell'IKEA, la multinazionale dell'arredamento svedese. Lo sciopero, come avevano anticipato in una nota le segreterie nazionali della Philcams CGL, Fiskars CISL e Will Tuxwill, è stato proclamato per protestare contro la rottura del tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto da ormai ben 5 anni e atteso da oltre 240.000 lavoratori. Una critica dura quella guidata dalle sigle sindacali, come evidenziano le parole di Maria Di Sarno, del Consiglio Nazionale di Direzione della Will Tuxwill. Noi siamo già lavoratori penalizzati in quanto si utilizza il part-time involontario, ormai noi siamo lavoratori da 20 anni e lottiamo tutti i giorni per avere il riconoscimento di qualche ora in più, perché ormai abbiamo famiglie, insomma, le spese giornaliere con il costo del lavoro che è aumentato. Quindi già partiamo da questa penalizzazione. Adesso sono 51 mesi che noi perdiamo soldi e adesso in cambio di un contratto vogliono praticamente svalutare anche le nostre professionalità acquisite in questi appunto 20 anni per quanto riguarda IKEA. Ci ha detto di più il segretario regionale della Will Tuxwill, Emanuele Montemurro. I punti in cui c'è stato il disaccordo sono stati tanti. Noi non chiediamo null'altro che confermare quanto abbiamo sottoscritto un paio di giorni prima con Confcommercio, quindi stesse condizioni economiche e pari dignità. Mentre Federdistribuzione continua, dopo una nottata di trattativa, a ritornare indietro sui suoi passi e a fare richieste assurde che tolgono dignità a tutti i lavoratori.